Dopo la caduta del governo, che cosa si aspettano ora i cittadini dal nuovo governo che verrà? Ma io mi aspetto sicuramente una risoluzione o comunque un impegno nella risoluzione di grossi problemi che ci sono, insomma, sia dal punto di vista del lavoro e sanitario, che ancora sicuramente è parzialmente superato, ma bisognerà vedere cosa accadrà adesso con l'arrivo dell'autunno. E poi sicuramente anche chiarezza anche sulla posizione per quello che riguarda un po' i problemi in Europa, anche con la guerra dell'Ucraina, ecco, insomma. Per cui si vedrà un po' come andranno le cose, anche se a sinistra le idee sono un po' ancora confuse e i tempi, diciamo, sono molto stretti, ecco, perché le elezioni sono veramente vicine, quindi vedo grossa fatica a mettersi d'accordo e ad avere insomma, un po' di chiarezza, visti i tempi anche molto stretti per arrivare all'elezione. Secondo lei ci riusciremo ad avere un governo un po' più stabile? I candidati sono adatti a questo ruolo? Ma guarda, che vinca il centrodestra, che vinca il centrosinistra, l'importante sarebbe che ci fosse una vittoria netta. Ecco, poi che sia l'uno o l'altra compagine, l'importante è che ci sia un qualcuno che finalmente proponga e porti avanti un governo per 5 anni, che abbia la possibilità di fare e dopo 5 anni rispondere di quello che ha fatto. Ecco, insomma. Sicuramente la legge elettorale è una legge pessima che andrebbe cambiata, in quanto secondo me il modello francese potrebbe essere sicuramente più interessante, dove, diciamo, oppure anche a livello, diciamo, un po' delle regole, quelle che ci sono a livello comunale con l'elezione del sindaco, dove si sa bene il giorno dopo chi vince e chi vince si prende la responsabilità, e dopodiché se fa male va a casa. Allora, secondo me non cambierà nulla, saranno probabilmente un bagno di sangue queste nuove elezioni che ci saranno. Credo che chiunque vada su sia completamente uguale, identico agli altri. Forze emergenti di grande spessore non le vedo e quindi credo siano tutti uguali a quel punto lì, in quella posizione lì, ecco. Qual è il requisito che manca allora a questi politici per diventare un po' più credibili? Ma penso che la credibilità l'abbiano persa da un po', sinceramente. E non saprei dirti qual è il requisito. Penso proprio che siano tutti d'accordo a quel punto lì e lì, in quel momento lì. Quando arrivano lì non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla. Tante promesse, ma poi alla fine fatti non ce ne sono. Ma i cittadini in questo momento si aspettano un governo che tenga conto delle necessità, quindi economiche, sociali. Abbiamo il Covid, la guerra, il caldo, sono tutte componenti negative per far sviluppare un paese o mantenere il dovuto equilibrio. Certo che abbiamo avuto Draghi, no? Che ha saputo tecnicamente gestire una transizione. Adesso la politica italiana adesso è sempre stata effervescente, no? E quindi ci si augura che siano responsabili, insomma, in modo da non aver bisogno di un altro Draghi 2. C'è qualche candidato, secondo lei, adatto a dirigere il paese, a guidare il paese? Chi? No, scusa, non ho capito. Se c'è qualche candidato che secondo lei ha tra le proposte. Io non sono un politico, no, però vedo volentieri una componente centrista che ha dato segni di buon senso e quindi, insomma, al centro vedrei più con simpatia, oltre che simpatia anche per convenienza, una componente politica equilibrata. Niente, per la politica che ci resta adesso c'è tanto un malumore, sia da centro, sia da sinistra e sia da destra. Speriamo che le cose si mettano a posto con tutto, sia non per il governo, ma anche per tutti i cittadini che hanno dei problemi a tutt'oggi, perché non riescono più a andare avanti, sia con le bollette dell'energia, del gas, del mangiare più che altro, perché c'è gente che non arriva neanche alla sera per fare un pasto. Allora speriamo che si aggiustino tra di loro, che fanno un governo solido,
che ci sia anche una base buona per stare meglio tutti, insomma. Grazie. E secondo lei i candidati che ci sono attualmente tra le proposte riusciranno a garantire anche all'Italia un governo più stabile? Quello è una bella domanda che non saprei proprio precisamente dirgliela, però speriamo che ci sia ancora in mezzo ancora Draghi, così almeno Draghi è molto conosciuto sia all'estero, a livello mondiale, che sappia lui, anche lui, insomma, a gestire tutto. Ma ti dico la verità, non ho molta fiducia, sai, in questi nuovi candidati, perché vedi, fanno le stesse promesse come i precedenti e i precedenti. Saremo al 69esimo governo in 70 anni di Repubblica Italiana. Penso che sia vergognoso, che c'è tutta la classe politica, dico tutta, si dovrebbe solo vergognare di trattare un paese così, il più bel paese del mondo, in questo modo qua. È assurdo avere 69 governi in 70 anni di Repubblica, io lo trovo assurdo. Comunque solo promesse elettorali e basta, non ci sarà nulla. L'unica cosa che potrebbero parlare, invece di fare tante promesse, sappiamo da quanti anni stipendi, sarebbe fare una lotta seria alla corruzione, allora forse il paese si risolverebbe. Grazie. E tra le varie problematiche che ci sono attualmente, quale dovrebbe essere la priorità in questo momento? La priorità è l'occupazione. Le tasse e l'occupazione, abbassare le tasse e l'occupazione e attuare il programma, il PNRR, sarebbe una cosa veramente. C'è bisogno di acqua, adesso siamo in emergenza acqua, fare. Io sono stato in Puglia, anche lì hanno dei problemi dell'acqua, allora bisogna fare i bacini, bisogna fare le riserve, le dighe, tutto quello che serve, cose importanti, opere importanti, il paese ha bisogno di opere importanti, che dà lavoro anche, perché se fai le opere importanti dà lavoro, questo è importante.